Ciao a tutti, io sono Francesco e oggi nuovo video acquisti manga del mese di marzo 2022. Come sempre, prima di iniziare con il video, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale e se volete risparmiare i soldi della spedizione su starshop.it utilizzate il codice Otaku. Cosa fondamentale, a fine aprile mi troverete al Comic Con di Napoli. Sarò presente il venerdì e il sabato al 3000%, la domenica probabilmente no, però rimane col punto di domanda. Comunque, per tutti gli aggiornamenti del caso, mi raccomando, la regola è seguitemi su Instagram. Come sapete ragazzi, voglio essere sempre il più sincero possibile con voi telespettatori da casa e lo dico tranquillamente, questo video qua ero incerto se farlo uscire perché questo è un mese per me bruttino per il semplice fatto che ho mille scadenze per la casa, che sapete che ho acquistato una casa, è in costruzione, quindi ho veramente mille scadenze tutte attaccate con delle spese comunque importanti, dunque unite la poca voglia di leggere dovuta ad altri pensieri, i pochi soldi da spendere nei manga e troppi pensieri, insomma si unisce che ho veramente letto pochissimo quel mese qua, credo il mese peggiore da quando sono su YouTube sotto aspetto acquisti e letture, però insomma ho detto vabbè, io lo faccio, voglio divertirmi, sapete come sono, se siete di quelle persone che volete vedere milioni e milioni di uscite tutte insieme, di cui magari poi se ne legge solo una, questo non è il canale adatto. Mettiamo le mani avanti ragazzi, fino a 6 mesi fa anch'io facevo il mega acquisti manga, dunque per dire non è un dissing, è solo che in questo momento della mia vita sono stra incasinato, dunque è un problema acquistare e leggere. Ora ovviamente sto un attimino parlando così, tanto il minutaggio sale, così la monetizzazione Otaku Inside spilla un po' di soldini per pagarci il bagno, la cucina, le lampade. Comunque ragazzi, a parte le boiate, partiamo da Star Comics con il manga del momento del marzo 2022, Kaiju Number 8, numero 8. Prezzo di 4,90€, io ho preso l'edizione normale, la povero edition, senza box, senza bundle, perché come ho detto pubblicamente anche nei miei social, questo manga inizialmente avevo zero hype. Cioè, non avevo voglia neanche di leggerlo, sarà il mio momento e tutto, ma non ne avevo voglia, dunque ho detto, intanto compriamo l'uno, vediamo com'è e poi si vedrà. E ragazzi, mi è piaciuto un sacco, c'è proprio la classica giampata che ho adorato, dunque non vedo l'ora che nel mese di aprile esca il numero 2, dunque promosso a pieni voti. E non so se è capitato anche voi, ma sfogliandolo, no? Non sembra la classica edizione da 4,90€ di Star Comics. L'odore è quello, però la carta non macchia. Cioè, se tu metti di fianco Kaiju e Dr. Stone, che il prezzo dovrebbe essere più o meno quello, la carta di Dr. Stone mi macchia. Questa qua, no, non capisco il perché. Sempre legato all'uscita di Kaiju, ragazzi, bisogna fare, secondo me, i complimenti a Star Comics per l'iniziativa fatta a Milano. Dovete capire, ho letto un po' di critiche dicendo, ma potevano far meglio. Ma ragazzi, dovete capire che in Italia, fino al mese scorso, per pubblicizzare un manga, l'investimento era praticamente non nullo, però molto molto basso. Star si è mossa economicamente con un investimento molto molto importante. Dunque bisogna fargli, secondo me, i complimenti. Iniziamo a fare cose che 2 mesi fa dicevamo, in Giappone fanno le pubblicità nei treni, nelle metro. Cavolo, Star Comics l'ha fatta. Cioè, questa cosa qua, secondo me, darà il via in futuro per grandi eventi. Ovviamente, ragazzi, se voi aspettate il manga che leggono in tragatti, è normale che l'editore non sbatta via 20.000€ per farvi la pubblicità in metro, però sui manga magari di punta, eccetera, di sicuro, anzi lo spero, vedremo iniziative di questo tipo. E poi lo sappiamo benissimo, ogni editore non è che è in competizione, con l'altro, ma c'è sempre un pochettino voglia, no, di far vedere un pochettino chi ha le spalle più grandi, giustamente, è il mercato. Dunque mi aspetto veramente grandi cose e questo secondo me è un incipit, un bel via che ha dato Star Comics. Dunque secondo me bisogna farci i complimenti. E per quelli che mi dicono Star Comics ti paga, assolutamente sì ragazzi, vedete lo yacht che c'ho qua dietro? Tutto Star Comics. Vabbè, a parte le baggianate come al solito, non ci perdiamo in chiacchiere, assolutamente promosso la storia, non ve la sto neanche a dire, tanto l'avete letta, riletta e straletta, dunque è inutile che vi dica la trama, che la sapete a memoria, dai. Il secondo acquisto di casa Star Comics e anche ultimo è domani, Il pranzo sei tu, numero 6. Prezzo di 6,50€, intanto mi si sfila la sovracoperta perché io leggo i manga senza, la detesto, la odio, per me potrebbe benissimo implodere la sovracopertina di ogni manga. Comunque, per essere sincero con voi, mi ero detto, se questo numero 6 qua non mi fa letteralmente impazzire, finisce su Vinted. E raga, mi è piaciuto un sacco, credo che sia il miglior volume uscito ad oggi di questa serie, mi ha fatto troppo ridere, veramente molto molto bello. Soprattutto la scena sul tavolo col bastone, cioè veramente livello di epicità massima. Dunque, se cercate un manga per svagarvi, come in questo caso sto cercando io, questo manga qua è perfetto. Ci spostiamo in casa Planet Manga con un capolavoro, Gigant. Si vedono le... no, ok, perfetto. Gigant numero 9.
prezzo di 4,90€. Pochissimi disegni, lo leggi, cioè disegni, scusate, scritte, lo leggi nel giro di 30 secondi, ma mi piace un sacco. Ripeto un'altra volta, in questo momento che ho bisogno di roba che mi faccia svagare, poco pesante, eccetera, è veramente l'ideale, è perfetto. Io, raga, ve lo straconsiglio, lo adoro, non costa un cavolo. La carta di Panini per i 4,90€ per me è edizione perfetta. Insomma, se cercate qualcosa di sciallo da svagarvi, Gigant secondo me rimane, e vi piacciono le cosone, è pazzesco, bellissimo. Passiamo a J-Pop con Noin numero 6.5 che vedete qua. Infatti è uscito questo volume, diciamo così, finale della prima parte, in cui ci saranno sì e no, non lo so, un centinaio di pagine, adesso non ricordo, in cui vanno a dare una sorta di finalino a questa prima parte. Interessante, speriamo che il buon Takahashi prosegua la storia, insomma che non l'abbandoni, perché la voglia di leggere il continuo c'è. Sapete che Noin lo ho apprezzato veramente tanto. Per quelli che mi chiedono, Francesco, ma ti è entrato il box? Ve lo faccio giudicare voi, cioè nel senso, per me è entrato, non ho avuto grossi problemi, ammetto che qualche bestemmia l'ho tirata, però insomma ci sta tutto, bel cofanetto, bello, ci sta. Noin, serie secondo me da recuperare. Passiamo a un'altra uscita di J-Pop con la mia maghetta, la mia elfa preferita, ovvero Friere numero 4. Prezzo di 6,50€, copertina per me sempre magnifica. Lo dico o non lo dico? Dai, lo dico, mi faccio ovviare. Questo numero 4 qua mi è sembrato leggermente, ma dico leggermente, sotto gli altri tre. Cazzata, non cazzata, ditemelo qua sotto nei commenti. Però, ripeto, a me è sembrato leggermente sotto. Ripeto, livello sempre molto alto, bellissimo, bla bla bla, però leggermente sotto. Vediamo il numero 5. Ritorna anche la mia mangiatrice di anguria preferita, ovvero Kulun numero 4, prezzo di 6,50€. Buon numero 4, serie che è partita, dal mio punto di vista, un po' lenta. Facevo fatica a comprenderla, il numero 4 mi è piaciuto un sacco, dunque sono ben felice di continuarla. Adesso non mi ricordo, ma credo che sia bimestrale, però sì, dovrebbe essere bimestrale. In conclusione ho ottenuto l'unica novità del mese di casa J-Pop. Il motivo? Perché mi è arrivato mezz'ora fa, dunque non l'ho ancora letto, ho detto lo mettiamo in fondo. Sto parlando di Oshinoko, prezzo di 6,50€, spero di averlo pronunciato bene. Adesso lo andiamo ad aprire, lo sbustiamo e vi faccio vedere il contenuto. Innanzitutto vi faccio vedere com'è tutto bello sbelluccicoso anche dietro, visto che con la pellicola non si vedeva, veramente molto bella. E per la prima taratura c'è lei. Praticamente sapete la classica foto da Instagram? Tipo... kawaii! Vabbè, basta, dai, evitiamo ste bagionate. Comunque questi omaggi qua sono sempre ben accetti, visto che sono a gratis. Ma cosa ne penso della storia? Come ho detto, mi è arrivato già da diverse settimane, ho avuto tutto il tempo per leggerlo, mi è piaciuto un sacco. I combattimenti al suo interno sono magnifici. A parte le cavolate da circo praticamente di bassa lega di Parma, cosa penso di questo manga non ve lo posso ancora dire, visto che non l'ho letto, l'ho sbustato insieme a voi 3 minuti fa. La cosa però che posso dirvi è che il buon Maurizio Kirio si è sbilanciato sul suo Facebook, sul proprio Facebook e credo anche Instagram, che questo manga qua per lui, per ora, è una delle migliori novità, se non la migliore, di questo 2022. Dunque, se le mie aspettative erano qua, ora sono arrivate ancora più in alto. Di cosa parla? In maniera generalissima, della menzogna nel mondo dello spettacolo, che poi non me lo sono inventato, è scritto qua. Mi sa anche briga leggere solo sto pezzettino qui. Una volta letto, ne parleremo poi sui miei social, insomma, vediamo un pochettino. Questo, come ho detto, un mese così, ho letto veramente poco, visto che purtroppo gli acquisti sono già finiti. Ci tenevo comunque a fare due chiacchiere insieme a voi, anche un po' per svagarmi, per parlare, avevo bisogno giusto di fare due chiacchiere con la mia utenza. Ci vediamo al Napoli Comic Con, venerdì e sabato. Portatemi tanti dolcetti, buon cibo, e vi ringrazio per l'attenzione, e al prossimo video. Ciao a tutti!